La capanna del filosofo Teodoro Adorno non è mai esistita come tale. Esiste però, sotto forma di opera d'arte, di Ian Hamilton Finlay, che con legno e acciaio ha dato forma, reale ci sentiamo di dire, a una sorta di sintesi filosofica. Da lì, da quell'opera, è partita la ricerca di Dieter Rollstreet, che ha portato a concepire un progetto molto ambizioso, anche per un soggetto ambizioso di suo, come la Fondazione Prada, in particolare nella declinazione delle mostre veneziane a Ca' Corner della Regina. Maschina Pansè è l'esposizione aperta in concomitanza con la Biennale Architettura, che si concentra proprio sulla relazione tra tre grandi pensatori del Novecento tedesco, Adorno appunto, Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein, che hanno sfruttato l'esilio, volontario e indotto, per scrivere i loro testi più importanti, all'interno di luoghi divenuti celebri, come la baita a bordo della foresta di Heidegger o la capanna norvegese di Wittgenstein, affacciata su un abisso, che era più di una semplice metafora. Mario Mainetti, curatore associato in Fondazione Prada. Il tema della distanza che si decide di prendere dalla propria vita di tutti i giorni eh, per pensare, per raccogliere le idee, per scrivere, è un tema attuale oggi e siamo andati a vedere come questo tema è stato importante nel lavoro di questi tre filosofi. Gli spazi del palazzo veneziano diventano alto, funzionano come meccanismo, machine, potremmo dire senza troppa fantasia, che attiva le dimensioni plurime del racconto, che sfrutta certamente la fascinazione per i tre filosofi, ricostruendo nella mitologia geografica, ma che poi spinge lo sguardo più in là, in un terreno misto, imprevisto, pericoloso e affascinante, nella misura in cui smonta e poi ricompone le nostre certezze. Io penso che questa è una mostra che è un po' l'incrocio tra architettura, filosofia e arte e che è una mostra attuale ad oggi, soprattutto se l'attenzione per questi spazi viene eh, girata in attenzione per il tempo che è passato, che queste persone hanno passato all'interno degli spazi. In fondo l'arte ha alla fine un tema inevitabile e ricorrente, così come la filosofia. E questo è il tempo. Essere e tempo non a caso è il titolo dell'opera gigantesca di Heidegger e a distanza di tempo, Machina Pensè, prova ancora, nelle parole di Rostrette, a utilizzare i luoghi di scrittura per ripensare l'intero complesso abitativo della filosofia, naturalmente attraverso le opere della mostra. Le opere d'arte sono raccolte come in un saggio. C'è una storia principale che è la storia degli artisti che sono andati a cercare questi posti e che da questi posti hanno preso ispirazione per produrre delle opere d'arte che sono qua presentate e ci sono delle note che sono altri, come le note a piedi pagina, che sono degli altri artisti o degli altri temi o degli altri filosofi che hanno avuto i loro luoghi di ritiro e queste sono un po' il contorno della mostra. Come forse si può intuire, la mostra è profonda e complessa, ma la capacità di attivare connessioni, di rimescolare le carte, di prendere vita all'interno dello spazio espositivo, oltre al coraggio di proporsi nella propria potenziale oscurità, sono elementi che valgono il pezzo della sfida ed è probabile che, alla fine, ci si senta stupiti, confusi e anche un po' cambiati, perfino segretamente un po' più ricchi.